Ci avviciniamo, vedi? Non lo so, ma ci siamo tutti seduti. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere qui presenti e così numerosi. Alla presentazione, io sono Francesco Lalicata, faccio giornalista. Siamo qui per presentare un libro particolare, un libro importante, un libro particolare, un libro che è stato scritto da Pietro Grasso, che oggi vedete qui nella veste di scrittore, ma lui di mestiere fa il Presidente del Senato, a me piace sottolineare che, oltre che nella veste di scrittore, mi piace ricordare che Piero Grasso è stato soprattutto un magistrato importante per la nostra storia recente, un magistrato che ha fatto il giudice per 40 anni. 40 anni, giusto? 46. Di più. Allora, gli anni sono 43, ma hanno più, hanno meno, non è che ha importanza, insomma, abbastanza. Ha paura di rivelare l'età, però va bene. No, no, nessuna paura. Ormai con internet non c'è più nessun, allora, pericolo. Dicevo, un magistrato che ha avuto la possibilità, di anche il difficile onere, di occuparsi di una serie di cose che sono accadute in Sicilia, in Italia, e che hanno influito parecchio sulla nostra coscienza civile, sul nostro sentimento di cittadini soprattutto. E l'ho conosciuto nel 71, pensate, davanti al cadavere del procuratore Scaglione, che allora fece un'enorme impressione, l'omicidio Scaglione, perché fu il primo procuratore della Repubblica ucciso dalla mafia. E mi ricordo che in quella circostanza mi avvicinai a... era giovanissimo, era sostituto procuratore, e proprio perché lo vedevo così giovane e così turbato, io lavoravo allora al giornale L'Ora, quindi ero praticamente bollato come comunista, e gli chiesi: dottor Grasso, ma riusciremo mai a superare questo problema, a vincere la mafia? E lui mi disse una cosa che è profetica e ancora non realizzata. Dice: vabbè, battere la mafia, vincere la mafia significa fare la rivoluzione. Allora, era il 1971, la parola rivoluzione diceva qualche cosa, ci piaceva tanto. Poi, passato tanto tempo, ci siamo dimenticati qualche cosa per strada, però la cosa mi impressionò tantissimo, perché in queste parole, secondo me, c'è la conoscenza già e la consapevolezza che combattere la mafia non è fare la storia delle guardie contro i ladri, ma è un'operazione un tantino più complessa, proprio per la stessa natura di Cosa Nostra e della mafia siciliana, che allora era veramente l'emblema dello strapotere. Grasso oggi scrive questo libro, Storie di sangue, amici e fantasmi.
storia di sangue, si capisce, l'abbiamo appena detto, si capisce fino a un certo punto perché questo problema del sangue è durato tantissimo, fino a pochi anni fa, quando la mafia ha cambiato casacca, è diventata addirittura una mafia stragista, coinvolgendo persino i cittadini inermi che non c'entravano niente nelle loro beghe, e quindi si capisce storia di sangue. Di amici, perché in questo volume c'è la storia sentimentale, se si può dire, della nostra generazione, che ha visto sparire una serie di amici, perché tutte le persone che sono cadute in questa battaglia cruenta, eravamo un gruppo di persone che si frequentavano anche fuori dal lavoro. Il rapporto che avevamo alcuni cronisti con i magistrati, con i poliziotti, con i carabinieri, non era quello normale di un giornalista e la sua fonte a cui io cerco di carpire la notizia per fare lo scoop, era uno stare dalla stessa parte. Era un gruppo che pensava di poter cambiare le cose, ognuno ovviamente con le proprie responsabilità e con le proprie peculiarità, chi facendo le indagini, chi informando un'opinione pubblica che aveva sete di verità e giustizia, perché la stampa in quel periodo funzionava anche un po' peggio di quella di come funziona adesso, molto peggio. E di fantasmi. I fantasmi è una parola che fa paura, è una parola inquietante, perché i fantasmi sono delle presenze immateriali che però pesano, ci sono e incidono nelle nostre vite. Nel racconto di Grasso, che è, ripeto, un racconto bello perché è semplice, è pieno di sentimento, di amore per le persone di cui parla, tranne i mafiosi e i cattivi, e nessuno gli potrà dire nulla. Però c'è una galleria di personaggi incredibile: Terranova, Chiaromonte, Giuliano, Cassarà, tutte persone che per un caso del destino si sono trovate insieme in un determinato momento dalla stessa parte della barricata, senza nessuna organizzazione strategica, perché tutto quello che è stato fatto contro la mafia è stata, come dire, un'operazione nata all'impronta. Nello stesso momento in cui ci si trovava insieme, si delineavano delle strategie, questo fino a un certo punto. Poi, come Grasso vi dirà più avanti, arrivò la strategia, perché arrivò Giovanni Falcone. E con Giovanni Falcone la lotta alla mafia ha uno scatto di qualità incredibile, perché le indagini, che prima erano frastagliate, separate uno dall'altro, i fatti non si riuscivano a collegare, era semplicemente impensabile pensare di fare un'indagine patrimoniale. Per avere un accesso a una banca bisognava aspettare parecchi mesi prima che un procuratore si decidesse a darti la possibilità di guardare dentro queste banche, che erano il santuario del segreto bancario, quindi si capiva anche perché i direttori alla fine facessero, come dire, gli interessi dei clienti, i cui beni non sempre erano di natura lecita e dimostrabile. Quindi i fantasmi che incombono in queste storie sono anche i fantasmi delle persone e delle istituzioni e delle entità a cui non è stato possibile dare un volto
è decidere e delineare il ruolo nelle vicende, specialmente nelle vicende dopo il 92, laddove l'azione della mafia non è sempre possibile enuclearla, senza l'inquietante presenza, appunto inspiegabile, di persone e istituzioni che dovrebbero stare dall'altra parte della barricata. Io comincerei subito dando la parola. Ah, con noi c'è il mitico Piff. Non so se lo conoscete, perché mi pare di averlo visto in televisione. Allora, lui ha un ruolo stasera, ha il ruolo che lui interpreterà sarà quello di un ragazzo giovane nato nel 92, no. Magari no, no, nel 72. No. Nato come dire come persona matura nel 92, perché il 92, diceva poc'anzi Piff, è l'anno della maturità. Degli esami di maturità. Dice, qualunque ragazzo di Palermo ricorda il proprio anno della maturità come l'anno più importante che l'ha segnato nella vita, a noi di una certa generazione invece è toccato di ricordarlo per le cose brutte che dal 92 in poi sono accadute in Sicilia. Quindi ti invito a essere anche un po' la nostra coscienza critica di noi vecchi bacucchi, diciamo che ci aspettiamo, lo farò notare sicuramente. Ci aspettiamo da te una sollecitazione importante. Io comincerei subito chiedendo a Grasso, proprio cominciando dall'inizio. Vuoi spiegare meglio di quanto io abbia fatto il titolo di questo libro e il senso di questo libro? Allora, il titolo mi pare che l'hai spiegato in maniera completa. Sarò punito per questo. No, no, assolutamente. Sangue, fantasmi, ecco, non soltanto fantasmi materializzati come persone che appunto si devono trovare come Provenzano, certamente un fantasma, ma nell'idea di fantasmi ci sono tutti quei misteri che non si è riusciti a scoprire, quindi quelle cose che appunto sono immateriali perché non sono diventate realtà di conoscenza, e poi gli amici non c'è bisogno di chiarirli. Ma io volevo dire, a proposito di anni di 92, che l'idea di questo libro è venuto fuori da una riflessione, che i ragazzi nati nel 92, quindi 25 anni fa, e che magari adesso già hanno dei figli, non sono in grado di raccontare o di conoscere le storie che sono successe, quelle che noi abbiamo vissuto, noi più grandi, Piff più da ragazzo, ma che appunto mi sono sentito quasi il dovere di trasmettere, di ricordare, di cercare, aprendo l'album dei miei ricordi, per dare una testimonianza, ma anche una testimonianza collettiva, la testimonianza di una persona che ha avuto dei valori, degli ideali di tutta una vita e che adesso vuole trasmetterli appunto agli altri, quegli ideali, parlando anche di persone che hanno appunto interpretato questi ideali di verità e di giustizia, persone che hanno combattuto per affermare questi ideali e persone che sono in grado oggi, io ritengo, con il loro esempio di superare, di smascherare l'indifferenza della gente, di creare una rivolta morale e una, come dire, di superare tutte quelle persone che ancora oggi rischiano di non volere capire, di non volere sapere, che quindi sono certamente da coinvolgere in questa rivolta morale. E quindi io penso che una volta che si conoscono queste cose, quindi dobbiamo passare dalla conoscenza, non vorrei essere retorico, ma dovremmo inginocchiarci dinanzi ai tumuli dove sono sepolti
questi uomini e cercare di promettere ognuno di noi di fare tutto il possibile per continuare quello che hanno fatto, perché appunto i loro valori, i loro ideali sono tuttora attuali, soprattutto in un paese che in certi momenti appare dilaniato, deluso e quindi bisognoso di speranza e di vittoria. Senti, tu hai... hai detto di recente che, provocando anche qualche parere contrario, che preferisci ricordare uomini come Falcone e Borsellino e quelli, tutti quelli che sono caduti in questa lotta, non come eroi, ma come bravi cittadini soprattutto. Poi... Beh, sì, io ci credo veramente, perché adesso la figura dell'eroe, la figura di colui che è supereroe, oggi i ragazzi seguono appunto i supereroi come qualcosa che è invincibile, che è forte, che... io penso che invece dobbiamo riconoscere che erano dei fuoriclasse, certamente, ma non degli eroi, erano persone che avevano un principio, un obiettivo che seguivano. Io ricordo di Falcone che citava sempre Kennedy, no? il dovere bisogna fare per intero il proprio dovere fino in fondo, e questo è certamente un modo per poter essere di esempio soprattutto ai ragazzi, alle persone, ma non solo ai ragazzi, anche agli adulti, perché abbiamo bisogno di coinvolgere anche gli adulti in questa rivolta morale, soprattutto oggi che c'è un paese che ha bisogno di eticità, che ha bisogno di uno scatto verso questi valori e questi ideali. Quindi io ritengo che bisogna considerarli delle persone normali per il fatto che hanno tranquillamente fatto il loro dovere. È vero, sono morti. E devo dire che il momento, lo spartiacque della mia vita personale e professionale è stato il maxi processo contro la mafia. Maxi processo al quale sono stato chiamato da un presidente di tribunale che ha cambiato completamente la mia vita. Io ho fatto il giudice di tutto quello che il pool antimafia di Falcone e Borsellino aveva frattanto investigato, aveva raccolto tutto il materiale di prove, di riscontri che doveva essere valutato. E nel momento in cui ho incominciato ad affrontare questo momento particolare della mia vita, superando ostacoli notevoli che sono anche descritti, c'è stato un momento in cui alla fine si è realizzato un successo. E questo successo poi ha creato nel 92 una reazione da parte della mafia. E io ho sempre avuto questo pensiero che oggi ho finalmente reso pubblico, ma se io non avessi superato qualcuno di quegli ostacoli, se non avesse il maxi processo portato all'ergastolo di tanti mafiosi, a migliaia e migliaia di anni di carcere, se quindi non ci fosse stato la spinta a una reazione da parte della mafia, sarebbero ancora vivi? E mi sono dato anche una risposta. La risposta me la sono data nel senso che, conoscendoli, non si sarebbero fermati. Se non fosse riuscito il maxi processo in quel risultato, avrebbero continuato. E l'idea di trovarmi un Falcone procuratore nazionale antimafia, cosa che veniva ostacolata durante la vita, trovarmi Borsellino procuratore a Palermo, avrebbe certamente fatto sì che quella nuova visione di combattere il sistema
mafioso che è fatto sì di criminalità, ma è fatto di collusioni con l'economia, col sociale, con la politica, col mondo del lavoro, con tutti questi elementi, forse avremmo cambiato molto prima il nostro paese. E questa mi tranquillizza, mi rasserena, per cui supero in questo modo quel senso di colpa che certe volte ti viene quando tu sei stato in trincea con tanti amici, non te li ritrovi più accanto e tu continui la tua vita, però sempre cercando di realizzare attraverso la tua vita quello che era il loro obiettivo, quello che erano il loro modo di pensare. E quindi è questo, diciamo, il motivo per cui mi sono ancora di più aperto in questo libro e oggi devo dire che sono veramente felice di averlo fatto, proprio per quello che ho detto prima, cioè che spero che diventi una coscienza collettiva in questa rivolta etica di cui abbiamo tanto bisogno. È proprio vero quello che dice Grassi. Io mi ricordo una intervista di Falcone in televisione e a un certo punto l'intervistatore gli chiedeva: ma perché fa questo? E lui col sorrisetto suo sardonico dice: per spirito di servizio. E sono parole che possono sembrare vuote e che invece significano molto. Lo stesso mi ricordo di Paolo Borsellino, che dopo la morte di Giovanni andò consapevolmente e lentamente verso la sua morte, sapendo di dover morire. E una mattina eravamo nel suo ufficio, c'erano con me anche altri due colleghi, e proprio gli abbiamo detto brutalmente, gli abbiamo detto: scusa Paolo, ma perché non te ne vai? E lui rispose: non posso, lo devo a Giovanni e a tutti quelli che credono in noi. Quindi una cosa del genere, insomma, ascoltata oggi con tutto quello che ci circonda e tutto quello che vediamo, la troverei un attimino fuori posto questa frase. Però allora forse aveva ancora un senso. Accanto a questa descrizione di Grasso c'era, accanto, di lato, sopra, sotto, c'era la città, c'era Palermo, che abbiamo visto ben rappresentata nel racconto televisivo e cinematografico di Pif. A proposito di, mi ha commosso Pif con la iris fritta. Al forno, io sono per la pizza al forno. Perché tu sei della generazione dell'altra, noi amiamo quella fritta perché ci dobbiamo fare del male, quindi l'iris fritta, il cannolo. E una delle scene che più mi ha commosso è la raccolta dell'acqua piovana, nelle poche occasioni in cui pioveva, perché nelle case non c'era l'acqua. Quindi quella scena, che a molte è sembrata esagerata, inventata, io me la ricordo perfettamente, perché io abitavo alla Zisa, che è un quartiere popolare di Palermo, acqua nei rubinetti non se ne vedeva mai, e ogni volta che pioveva c'era la mobilitazione notturna e diurna, si davano l'allarme: sta arrivando l'acqua. Pure questo, quando arrivava l'acqua nei rubinetti, c'era chi l'ascoltava il rumore dell'acqua e di notte ti bussava e ti diceva: sta arrivando. Oppure quando pioveva, tutti con i bidoni, con le cose di plastica, per poter mettere da parte un po' d'acqua. Questa città così martoriata, nello stesso tempo, per un lungo periodo, diciamo che è stata testimone, teatro, di una tragedia della quale si è forse resa un po' complice, o no? Ma assolutamente, nel senso che, lo dicevo prima, io sono cresciuto con mio padre che diceva: Cencimino è mafioso, Salvo Lima è colluso alla mafia.
Punto. Punto. Non si discuteva. Ma non è che si scendeva in strada, è un assioma, no. Era assolutamente rassegnazione, ma già questa era un'evoluzione, cioè già mio padre era una persona perché, illuminata. Perché prima c'era, stai zitto. Non interessava, io mi ricordo che ero il giornalista di punta di cronaca nera della scuola elementare, alle elementari. E avevo un sacco di lavoro, negli anni 80, fino agli anni 70, figurati, ero lì che ritagliavo. Ma che mi fosse venuto in mente che quel morto era a casa mia, no? Che la suora mi avesse mai detto, ma che parliamo del motivo per cui succedono questi morti. Niente, mi ricordo che ci fu una cosa tremenda, che per punire uno spacciatore gli tagliarono la testa, gli messero la testa davanti al guidatore, forse il posto del guidatore, e il corpo nel bagagliaio, sì. E la macchina in doppia fila. Sì. Forse per la prima volta nella storia di Palermo un vigile multò una macchina in doppia fila negli anni 70 e non pensava che fosse di cera, la spostò e poi si scoprì. E io mi ricordo che questa cosa che qualunque bambino avrebbe, come dire, era una notizia tremenda, e io ero arrabbiato perché la notizia me l'aveva bruciata la figlia di un vigile urbano che aveva trovato che aveva bruciato, mannaggia, ma non c'è stato mai un minimo, vabbè, io ero piccolo, ma nelle suore, che non credo che fossero colluse, almeno quello, cioè sono cose che sicuramente esce un'intercettazione, non so perché qui c'è, però non credo, non mi sembrava, ma non si sentiva il bisogno, perché non ci interessava e non ci riguardava, perché, l'ho ripetuto mille volte, e nel film La mafia uccide sua strada, cioè, se ammazzavano, che so, Giaccone, il medico Giaccone, che ora è diventato il policlinico Giaccone, si diceva sempre, e due erano gli alibi, l'alibi che il palermitano si creava, aveva debiti di gioco, vabbè, sei andato a cercare i film. Oppure la cosa che ci è sempre piaciuta di più, le femmine. Era un femminaro, quindi se l'è cercata, ma neanche. Quindi assolto, noi eravamo assolti tutti quanti. L'ho detto prima, lo dico veramente perché io quando vado nelle scuole faccio tutto il figo perché sono da solo, non posso dire delle cretinate, ma vai a spiegare tanto. Qui è come fare una ripetere la lezione con i professori, quindi sto attento, però lo dico veramente perché oggi possiamo dire che c'è una città che era la maggior parte era indifferente, che era quello che proprio la mafia voleva probabilmente, poi c'erano i collusi, parliamo di magistrati, parliamo di giornalisti, forse è esagerato dirlo, però forse neanche, che c'erano, la mafia certe volte scriveva dei pezzi di articoli di giornale, ahimè, e poi c'erano loro. Cioè, se quel poco di buono che ho fatto su, se vi è piaciuta la mafia ci sono state, e grazie a loro, io dovrei dividere i diritti con loro. Non lo farò, Ma per essere romantico dico così, che non farò. Perché è così. Perché ci siamo ricordati giustamente dei morti, giustamente, però lui non lo ricorda, però è un attimo, cioè la mafia aveva intenzione di ucciderlo, poi io ho sostenuto che siccome non si è mai capito se si chiama Pietro o Piero, la mafia non ha mai capito a chi doveva uccidere, però sta di fatto che grazie a magistrati come lui e giornalisti come Ciccio La Ligata, perché non è Francesco, è Ciccio La Ligata, se loro hanno salvato la mia città. Se oggi si può girare un film a Palermo senza pagare il pizzo, è grazie a loro. Sì. Se puoi aprire un negozio, è grazie a loro, perché loro in quel contesto dicevano no, la mafia la dobbiamo sconfiggere, ero contro l'indifferenza dei palermitani, contro l'opposizione dello Stato italiano, perché ci governava chi ci governava, e non parlerò di Andreotti perché mi parte la vena, cito anche il mio secondo film, scusate l'egocentrismo, ma combattevano anche contro un equilibrio mondiale, perché alla fine che la mafia lì in Sicilia svolgesse quel ruolo di anticomunismo andava bene a tutti, quindi era una guerra persa. Io sempre, una volta ho fatto un TED, che è una manifestazione dove invitano gente molto intelligente, non so come hanno invitato me,
E io ci tengo sempre, noi ragazzi italiani siamo sempre cresciuti con che la rivoluzione, appunto, la si fa in America, e noi abbiamo il mito Steve Jobs che ha fatto un cacchio di iPad, voglio dire, no, bellissimo, perché io ho un Mac. Tutto il cambiamento viene da fuori, dall'altra parte del mondo. Io un giorno mi sono fermato e ho detto: no, io sono cresciuto in una città dove i rivoluzionari c'erano, eccoli. La chiudo qua, che mi sembrava una buona chiusa, no? Allora, per ricambiare, per premiarti per i complimenti che ci hai fatto, ti racconterò la morte di Ninuzzo, che è quello che è stato trovato con la testa sulla macchina. Ninuzzo non era uno spacciatore, era un sigarettaro, vendeva le sigarette di contrabbando. Ecco, e lo so perché... Vedi, il professore, mannaggia. Però ci ha messo molto cuore, quindi almeno questo non sei... No, ma è bella la storia, te la racconto perché dà il senso di come si viveva e come forse si continua a vivere a Palermo. Allora, Ninuzzo vendeva sigarette di contrabbando e veniva pure al giornale di Sicilia a vendere da noi. Quello era un territorio di un grande boss delle sigarette di contrabbando, che era Masino Spadaro. E gli dicevano: Ninuzzo, qui non devi venire, perché questa zona è gestita da Don Masino e tu non puoi venire a vendere le sigarette. Ninuzzo faceva finta di capire, se ne andava l'indomani puntuale, tornava a vendere le sigarette. Ninuzzo, non puoi venire a vendere le sigarette perché Don Masino non vuole. L'indomani di nuovo, finalmente Don Masino in persona chiama Ninuzzo e gli dice: Ninuzzo, se tu vieni di nuovo a vendere le sigarette, io ti scippo la testa. Ti scippo la testa significa ti taglio la testa. Non capì che diceva seriamente. Sì, no. E ha detto: se tu vieni di nuovo, io ti scippo la testa. Ninuzzo tornò e gli scipparono la testa. Questo è il tenore di vita di quegli anni a Palermo. L'hanno lasciato in doppia fila però. Per farlo trovare perché fosse l'hanno lasciato vicino alla calza, che è il territorio di Don Masino, quindi era un segnale, era una comunicazione, una commozione per tutti. Però questa cosa ai palermitani lasciava assolutamente indifferenti. I palermitani amano il quieto vivere. Lontano da casa mia può succedere di tutto, ma d'altra parte lo vedi anche nelle piccole cose. Se tu guardi nei vicoli di Palermo, allora almeno io mi ricordo, quando si scopava davanti sulla strada, si scopava esattamente lo spazio della propria porta. Sì. Se c'era un pezzettino di carta di 5 metri più avanti, non si toccava, non si toccava, perché non era cosa che ci interessava. Era la mia, lontano da casa mia può cadere il mondo. No, e poi il problema è che il palermitano pensa che alla fine si vive bene. Se c'è un palermitano, avete amici palermitani, se voi guardate Monte Pellegrino, con lui tira fuori la frase: Goethe disse che è il promontorio più bello del mondo. E tu dici: ma sì, però guarda, c'è la mafia, ci sono ancora a chiedere. Sì, basta sempre parlare di mafia. Ricordati che Goethe disse che il Ponte Pellegrino è il promontorio più bello, e dice: ma ti potevi fare le vacanze in Grecia, non ci rompevi le scatole? Perché a noi c'è, e un'altra cosa è il Gattopardo. Nessuno ha letto il Gattopardo in Sicilia, ma la frase è la terra dove tutto cambia perché tutto rimanga come prima. Editore meraviglioso, giustamente, lo vorrei ricordare, edito, carità, consiglio Tascabbia, ci sono tutte le versioni, però è un libro scritto, qui magari sbaglio, negli anni 50, riferendosi a un'epoca, quindi noi ancora, tu dici: ma c'è Addio Pizzo, ci sono i ragazzi di Addio Pizzo, questa è la terra dove che non cambia mai niente. Cioè, poi cresce, come cresce un bambino con uno che ti ripete sempre questa cosa? La dimostrazione che invece si può fare, si può cambiare. Certo, il cambiamento costa, certo. È faticoso, è uno dei cambiamenti che ci aspettavamo e che è rimasto poi insoluto, abortito, era il cambiamento della politica. Nella fattispecie, quando il Piersanti Mattarella divenne presidente della regione, la sua elezione fu salutata come una speranza dei siciliani onesti che si attendevano grandi cose
da questo nuovo leader che era della sinistra democristiana, aveva aperto ai comunisti, era un perfetto democratico, anche nel fisico, e se guardate le foto dell'epoca capite la differenza antropologica tra lui e quelli che l'avevano preceduto, fra i Chen Chimino, proprio antropologica, visiva. Mattarella fu ucciso il giorno dell'Epifania del 1980 e non è il primo, era prima di lui, avevano fatto fuori dalla chiesa il Reina, Michele Reina, che era segretario provinciale della Democrazia Cristiana, cioè del suo partito, avevano ucciso Boris Giuliano, avevano ucciso Mario Francese, Cesare Terranova, insomma la lista, il colonnello Russo, quindi la lista era abbastanza lunga, però questa cosa di Mattarella colpì tantissimo, perché fu come la strage di Capaci, cioè il nostro 11 settembre, nel momento in cui aspiravamo a uscire dal tunnel, arriva la mazzata finale e fanno fuori Mattarella. Chi era il magistrato di turno che cominciò le indagini su Mattarella? Ero io, ma c'è un particolare che forse non è noto, nel senso che io ho appreso dell'omicidio del presidente della regione, essendo io il magistrato di turno, mentre mi trovavo seduto a tavola alle ore 13 con la notizia del telegiornale. Ricordo ancora che mia moglie aveva preparato un risottino alla milanese ed era là caldo caldo. Sento la notizia. Che era successo? Che nella concitazione, avevano avvisato il procuratore capo della Repubblica, il quale è preso si era scordato di avvisare me. La polizia e i carabinieri, pensando di avere già svolto il loro compito, mi hanno trascurato tutto questo, per cui io, apprendendo dalla televisione, ma come, sono io di turno, mi lasciate così senza notizie? Allora subito telefono al medico legale e parto. Allora non c'erano le macchine blindate, era il medico legale che con la sua macchina passava a prenderci e ci portava sul luogo dove era successo il fatto. Quindi corriamo e arriviamo lì e mi infilo la prima cosa, mi infilai un cappotto, perché era gennaio, il cappotto color cammello che ogni anno che fanno vedere la Rai, e l'ho messo solo quella volta, perché poi il cappotto non si usa tanto in Sicilia, nemmeno in inverno, e quindi ho quell'immagine, quel cappotto che è rimasto nel mio guardaroba, mai più usato. Bene, arrivo là, ho un incontro anche, con un incontro che poi sarà importante per una sorta di visione della vita. In che senso? Io incontro il fratello di Piersanti Mattarella, l'attuale Sergio Mattarella, oggi Presidente della Repubblica. Lui professore di università, io magistrato. Bene, era l'80, nel 2015, dopo 35 anni, ci siamo ritrovati. Io, procuratore della Repubblica supplente dopo le dimissioni del presidente Napolitano, ho detto procuratore della Repubblica, non me ne libero mai. Presidente della Repubblica supplente dopo le dimissioni di Napolitano, a dare le consegne al nuovo neoeletto Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel Salone dei Corazzieri del Quirinale. Altro che film di Pif, cioè pensate, queste vite parallele che partono dall'Epifania del 1980 e dopo 35 anni si trovano al Quirinale in questa cerimonia di scambio di consegne. E beh, c'è
potrebbe sembrare, se l'avessimo visto in un film di Piff, cioè vabbè, se è una fantasia, se l'ha inventata, invece è la realtà. Questo ci fa riflettere sulla strada che si è fatta, su quello che è cambiato in cultura. Io ho degli esempi, ho tanti esempi sotto questo profilo, ma quello che mi piace spesso ricordare è quello di una donna che abitava in un paesino nei dintorni di Palermo, tradizionalmente a presenza mafiosa, il cui marito era stato arrestato per associazione per delinquere, di tipo mafioso. Dopo un po' di tempo si scopre che la donna, nel corso dei colloqui in carcere, faceva da portavoce, dando al resto della cosca che era rimasto fuori tutte le direttive del marito. Viene arrestata anch'ella e viene portata in carcere. I figli vengono affidati ai nonni. Dopo un po', dopo una decina di giorni, viene data a questa donna il beneficio degli arresti domiciliari. Torna a casa perché aveva un bambino di 18 mesi. Quindi torna a casa e quindi si ricostituisce questo nucleo familiare. Arrivano anche le due bambine che andavano a scuola, una di 11 e una di 13 anni. Queste bambine avevano fatto un percorso di legalità all'interno di questa scuola, grazie agli insegnanti, che non mi stancherò mai di elogiare per tutto quello che fanno, con un lavoro mal pagato e mal riconosciuto, senza che nessuno... Quindi se ci sono insegnanti qua dentro, un applauso a noi. E facendo questo percorso di legalità, avevano fatto sì che le due bambine, pensate, avevano tutte e due i genitori in carcere per mafia, il padre e la madre. Si sentivano quasi ghettizzate come mafiose, figlie di mafiosi. E queste bambine, tornando a casa, dicono: mamma, ci hanno detto che si può collaborare con la giustizia, perché tu non fai anche tu così? E la madre diceva: dovrei accusare vostro padre, perché anch'io ho degli elementi che andrebbero contro di lui, perché io l'ho visto una notte per un omicidio per cui era accusato, che è tornato quella notte con gli abiti sporchi di sangue, glieli ho lavati io, poi anzi li ha voluti distrutti, e quindi io dovrei dare elementi per la responsabilità di vostro padre. E le ragazze, le bambine: no, guarda, no, dobbiamo uscire da questa situazione. E la donna, dopo una notte insonne, si decide a collaborare con la giustizia. Telefona alla procura di Palermo, arriva una poliziotta con cui si era relazionata durante le indagini, durante l'arresto, eccetera, eccetera, e manifesta questa sua volontà di collaborare con la giustizia. E allora, quanta strada si è fatta? Un tempo le figlie dei mafiosi a scuola erano rispettate perché figlie di mafiosi. Adesso si sentivano ghettizzate perché mafiose. E riuscivano le ragazzine a convincere gli adulti a collaborare con la giustizia, quindi a cambiare quella indifferenza, quella rassegnazione atavica che è sempre stata nella nostra terra. La scuola, i giovani e gli adulti che finalmente si liberano di questo retaggio assolutamente. Allora, queste sono quelle cose, insieme a Dio Pizzo, insieme a tutti i magistrati delle forze dell'ordine, insieme a tanti giornalisti che hanno saputo parlare di queste cose, e hanno, insieme a tanti registi e attori che hanno saputo anche diffondere questi temi. Bene, adesso io ho tanta speranza, perché se i giovani riescono a convincere gli adulti, se le donne riescono a convincere i loro uomini che è il momento di una rivolta, lo continuo a dire, di una rivolta, rivoluzione, lo dicevo nel 71, non ho
ho cambiato un po' il termine, ma sempre lì è un problema etico di riuscire a combattere questo fenomeno come metafora del potere, come metafora della violenza, dell'intimidazione, ma anche della corruzione, perché oggi la mafia è cambiata al punto che non è più visibile, ti vuole dare l'impressione che non esiste più. E non è così. In Sicilia abbiamo azzerato, abbiamo fatto dei progressi sotto il profilo della cultura, però si è anche trasferita al nord, al centro, al nord, in altri paesi, e dobbiamo certamente prendere coscienza, consapevolezza, innanzitutto conoscenza, e la conoscenza è, ecco, un primo passaggio attraverso i libri, attraverso i film, attraverso il modo di giornalismo, tutto il modo di raccontare queste storie, perché sono storie che è importante conoscere per autodeterminarsi. Oggi non si può dire io non sapevo, oggi tu sai e devi agire. Un momento storico di questa, di questo tentativo di rivolta, di questo tentativo di battere la mafia, di combattere e battere la mafia, è senz'altro il momento del maxi processo, che è nello stesso tempo la punta più alta dei successi del pool antimafia di Palermo contro la mafia, ma come ha scritto Piero Grasso, è anche il momento in cui Falcone e Borsellino cominciano a morire, nel senso che ha un significato talmente alto il successo del pool antimafia a Palermo da indurre la mafia a non poter più sopportare il peso di questa sconfitta e devono passare al contrattacco, eliminando poi alla fine eliminando fisicamente i due magistrati, non senza alcuni tentativi precedenti di delegittimazione e di isolamento di Falcone e Borsellino, passati anche attraverso momenti istituzionali, per esempio l'organo di autogoverno della magistratura negò a Giovanni Falcone più volte il ruolo che gli sarebbe spettato per competenza, soprattutto, per esempio quando andò via il consigliere istruttore da Palermo, il consigliere Caponnetto, tutti eravamo convinti, davamo per scontato, lo stesso Caponnetto andando via dava per scontato che a succedergli sarebbe stato Giovanni Falcone, che era il più attrezzato e quello che meglio di tutti conosceva la materia e quindi si sarebbe potuto occupare bene di quelle indagini. E invece gli fu preferito, a Falcone fu preferito un magistrato solo perché più anziano, cioè un procedimento mentale burocratico in un momento in cui invece ci sarebbe stato bisogno di una scossa, di una e chi meglio di Falcone, Borsellino e tutto il pool antimafia poteva darlo. Quindi il maxi processo, e adesso sentiremo Grasso pure su questo tema perché lo riguarda da vicino, essendo stato lui giudice al latere di quel. Ma il maxi processo fu anche un fenomeno culturale, un fenomeno di costume per Palermo, non sto qui a raccontarvi, e penso che anche Piff sia incuriosito da questo fenomeno, perché io ho sentito più volte fare delle domande su quello che avveniva nell'aula, su come è andato avanti il processo per tanto tempo, ma anche su Riina, sui personaggi, su Michele Greco che manda la benedizione dalle gabbie, sulle donne del boss che fanno irruzioni in aula e gridano per impedire che il loro congiunto si pentisse. Ma sa cosa ti piace? No, perché io ho detto, il terzo film ho promesso che non si parlava di mafia.
E questo mi dispiace perché sfrutto il Presidente del Senato per farmi quelle frasi, sai, le frasi delle fasce, quando uscì la mafia ci sono d'estate, grazie a Alessio, posso ringraziarlo pubblicamente, e si organizzò questa visione della Cinea Barberini e della mafia ci sono d'estate, e mi ricordo che, cioè, io ero emozionato perché, al solito, una cosa è raccontarlo a uno di Cuneo, no, perché la mafia è qua, là, e poi vedevo il film con uno che era lì, e io dicevo, porca miseria, speriamo bene, e ogni tanto guardavo con la coda dell'occhio, e poi alla fine del film è uscita questa frase, non possiamo dire esattamente come, però il film più bello sulla mafia che sia mai stato fatto. Io chiedo scusa, mi spiace per il collega Francis Ford Coppola che ha fatto il padrino, è andata così. E io chiaramente me la sono giocata sta cosa. Allora non mi ricordo più perché sto dicendo. Ah no, allora il terzo film non si parlava di mafia, però lei basta che dice il film più bello e poi aggiungo io. Ringrazio anche la signora Grasso, sì, è una cosa internos. E il terzo film non sarà sulla mafia, ma la mia intenzione, a meno che non ci sia qualcuno lo faccia prima, è girare un film sul Maxi Processo, perché ogni volta che mi racconta delle cose io dico, ma porca, segno, ci sarà un giorno che lo registro di nascosto e mi scrivo la sceneggiatura, sempre senza pagare i diritti, perché ci sono delle cose, innanzitutto perché è la prima volta che lo Stato fa lo Stato. Cioè, lo Stato costruisce un'aula, anche nella pratica, costruisce un'aula bunker dal nulla, fa un aiuta, ora non lo racconterei male, c'era un procedimento, mi ha raccontato, sbaglio i termini, che per una questione di burocrazia si doveva rileggere tutto, cos'era che si doveva... La lettura integrale degli atti. Degli atti, così... Che ci vogliono 200 anni. 200 anni, allora fece una legge apposta per superare questo Stato. Cioè, per lo Stato ha fatto lo Stato, e poi appunto non fu un puniamo tutti perché ci dobbiamo vendicare, che sarebbe stata anche una gran cosa, però giustamente se è un paese democratico non si ha la mafia, e quindi Luciano Ligio credo che fu assolto. Quindi era tutto fatto bene, poi alla fine in Cassazione non ci fu uno scherzo di carnevale. Non ci fu lo scherzo di carnevale. E fu confermato in Cassazione, perché non c'era carnevale perché era gennaio, il carnevale viene dopo, no? E quindi come non raccontarlo? Però poi per fare che, poi ovviamente a me il lato giuridico, ovviamente penale va bene, però è il lato umano che mi appassiona. E c'è un episodio, perché poi ovviamente essendo in fondo un cretino, mi piacciono anche i lati comici che però dicono tanto sul lato umano, e invito il Presidente a raccontare la storia delle arance dei mandarini, scusate. Comunque se fai un film sul Maxi Processo sarà un film comico. Spero di farlo come la mafia ci sia stata, no, ma io ieri... Io per la realtà devo dire che è andato anche in scena in teatro, quindi questa... Ma ha recitato male sicuramente, no, c'è l'attore che... No, però io invito, io ho detto l'altra volta, se mi scrivete un libro io già... vado avanti con la sceneggiatura, se è di Sofettinelli siamo un gioco in casa. No, comunque quella dei mandarini è una delle tante cose esilaranti che sono successe, poi pensate un processo di quelle proporzioni che è durato 20 mesi e stavamo ogni giorno dal lunedì al sabato mattina e pomeriggio in aula perché bisognava fare presto, perché sennò venivano scarcerati gli imputati, perché c'erano i termini di carcerazione, quindi si stava lì, e naturalmente insieme alle cose drammatiche c'erano anche le cose esilaranti, come per esempio quel detenuto che nell'entrare doveva passare dal rilevatore di metalli, no? Il metal detector, e ingoiava dei bulloni, ogni volta faceva suonare l'allarme, non si sapeva da dove veniva questa cosa, per esempio. Oppure quello che si era cucito la bocca con del fil di ferro per protestare perché per la giustizia, eccetera, eccetera. O quello che dietro le gabbie si è spogliato completamente, quasi nudo, con i carabinieri che entravano da dietro e tentavano di portarlo fuori, perché era corpulento, 10 carabinieri e questo che si spogliava dentro l'aula.
o le donne che incominciavano a gridare dal reparto del pubblico perché Falcone aveva contattato il loro parente, erano una moglie, la figlia e 5 sorelle. Allora, siccome erano tutte sposate con mafiosi, la collaborazione di questo avrebbe coinvolto tante famiglie, no? Certo. Famiglie di sangue, no? Famiglie, oltre alla famiglia mafiosa. Quindi famiglie rovinate. E quindi c'erano famiglie rovinate e incominciano a fare una sceneggiata gridando in una maniera come delle rinni forsennate dal posto del pubblico, col presidente che non capiva perché gridavano queste, che cosa succedeva. E quindi una cosa... buttatele fuori, quella, non mi tocchi, io sono una donna, il carabiniere non mi tocchi, e c'era tutta questa scena. Così, arrivato a un certo punto, si capì che appunto c'era un certo Buffa che era stato contattato e era lì per collaborare, e loro avevano fatto questa sceneggiata dicendo che lo stavano seviziando, che lo stavano torturando per farlo parlare, ma che lui non avrebbe mai parlato. E creando il problema, e naturalmente, visto il messaggio, quello poi veramente non collaborò più con qualcuno. Piuttosto che litigare con la moglie. Questo problema familiare reale. Quindi questa è una delle tante cose, tra cui anche quello che arrivava in aula che, con in barella, con la flebo attaccata, perché riteneva di non dover partecipare al processo perché per motivi di salute, che erano alle volte falsi motivi così, e quindi noi insistevamo, no, deve venire lo stesso, e quello si faceva portare con la flebo in aula. Dico, tante di queste cose, e per concludere quella dei mandarini a cui allude lui, è un momento veramente particolare, perché era successo che il presidente della Corte d'Assise, nel fare una domanda a un pentito come Contorno, aveva in qualche modo suggerito la risposta. Era una domanda trabocchetto che gli avvocati avevano proposto proprio per mettere in difficoltà il pentito, e lui le aveva suggerito, che succede una scena da inferno, da apocalisse, qualcosa del genere. Tutti gli imputati dietro le sbarre che salivano incominciavano a gridare: no, non doveva farlo, via, 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 volevano cacciare via il presidente. E poi gli avvocati faranno un'istanza di ricusazione, però in quel momento la Corte, anche su invito del pubblico ministero, che faceva: presidente, si ritiri, e si ritirammo in Camera di Consiglio, evitando di continuare a essere così bersagliati dagli insulti di quelli dietro le gambe. Dovevamo poi riprendere l'udienza, e arrivato a un certo punto si erano calmate le acque, ci avevano detto che si poteva riprendere, quindi dopo qualche ora eravamo pronti per rientrare in aula, e aspettavamo, perché il presidente di solito succedeva che decideva che usciva dalla porta che immetteva in aula, e spesso si trovava solo perché non c'era nessuno dietro di lui, perché gli altri si attardavano magari, e quindi si girava e dice: dove è la corte? E quello diceva: silenzio, esce la corte, e si trovava solo. No, allora va preteso, secondo una regola, che ci dovevamo riunire tutti dietro la porta prima di uscire, se no lui non sarebbe uscito, e quindi eravamo tutti là dietro aspettando il segnale del presidente: andiamo. Entra un capitano dei carabinieri che era il responsabile dell'ordine pubblico nell'aula e fa: presidente, meglio che non usciate, perché abbiamo notato che i detenuti, nel loro cestino che veniva fornito da Lucerdone per il pranzo, non hanno consumato i mandarini. A che... Quindi l'ipotesi era che appena usciti ci avrebbero, continuando nella protesta, riempiti di lanci di mandarini. E il presidente, allora incominciano i giudici popolari, a fare delle ipotesi. Uno un po' patriottico, destrosso: non ne arretreremo di fronte alle minacce, daremo il petto. Mostreremo il petto e non arretreremo. Un'altra invece, il giudice popolare, che quel giorno forse aveva una mise forse nuova, no?
Presidente, presidente, ma i mandarini macchiano. Invece io che avevo, che uscivo sempre col codice in mano, dicevo, ma se arrivo a che, io giocavo a tennis, se arrivo a che pallino col codice, io lo rimando indietro a colpi di codice. Anche uno dice, no, ma la cosa migliore è far uscire avanti il pubblico ministero, che era Ayala, che era alto 1,90 m, se li piglia tutti lui e poi usciamo noi. Era buona la prima, non gli avevo... Mentre... Arrivato a un certo punto ritorna il capitano dei carabinieri. Presidente, adesso potete andare con aria trionfante. E anche io gli chiedo, scusi, ma come avete fatto? Tutto a posto, tutto tranquillo. Abbiamo obbligato i detenuti a mangiarsi i mandarini. Bene, il tempo è tiranno, mancano pochissimi minuti, poi ci sbattono fuori. Io vorrei chiudere solo con una piccolissima domanda e una brevissima risposta. Nel libro Grasso dedica un capitolo a Sciascia, a Leonardo Sciascia, e quindi alla politica. E in quello, per come lui l'ha scritto e per come l'ha portato avanti, io credo di avere visto una sorta di, come dire, di critica per come la politica si pone oggi, e ponendo ad esempio Sciascia automaticamente neghiamo la validità di altri personaggi che sono venuti dopo. In due parole, ci vuoi spiegare questa cosa del perché ti è piaciuto tanto Sciascia politico? Allora, io Sciascia, lo sapevo che dovevamo finire in politica poi alla fine, nonostante, lo sapevo che doveva finire così. Va bene, io allora, quello che di Sciascia ho visto e ho messo nel libro, oltre al giorno della civetta, dove ci sono le due figure del capitano Bellodi e del mafioso, in cui c'è la famosa, no, qua, 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 quello che è, sì, sì. Che poi questa, nessuno ha mai colto questo, che questa suddivisione di uomini, ominicchi, mezzi uomini, qua, qua, in culo, qua, è fatta per giustificare l'omicidio. Cioè non era una qualcosa di sociologico per cui dici io l'umanità la distingo così, no, lui lo sosteneva, che lui aveva il diritto di uccidere perché non c'erano uomini. Sì. Cioè, capitano, lei è un uomo, ma quindi riconosceva nel capitano dei carabinieri un uomo, il valore di un uomo che... ma quindi gli altri li poteva uccidere perché non erano uomini. Quindi non è mai stata vista sotto questo aspetto, è sempre stata una cosa utilizzata dal punto di vista sociologico per disprezzo, cioè un qua qua da qua, no? Così. In realtà è la giustificazione del mafioso che si assume il diritto divino di avere potere di vita o di morte sui cittadini. Sì, uccidendo un uomo inutile. Uccidendo uomini che non. Cioè uomini, non uomini, e quindi. Non era l'omicidio, non era un omicidio. Detto questo, io questa... Torno alla politica. Io cerco di svicolare, ma non ci riesco. No, un altro punto che Sciascia tratta in una sua rappresentazione teatrale è quella dell'onorevole, dove un certo professore Frangipane si trasforma da professore in politico e atto dopo atto, diventando deputato democristiano in lotta con le sue correnti, diventa capace di tutto e dà questa della politica questa definizione che vi leggo: un deputato qui deve essere una specie di sbriga faccende, noi diciamo spiccia faccende, no? Sbriga faccende, poi qualche favore lo deve fare. In qualche caso deve saper chiudere gli occhi e buttarsi giù, non dico nell'illecito per carità, ma come si dice nel gergo degli studenti, nella particolarità. Solo che la moglie del professore invece resterà lucida e non si farà comprare né dai soldi né dal potere e infatti con perfetta logica sarà considerata pazza.
e sue sono le parole più toccanti di quest'opera. Dal momento in cui mio marito è diventato deputato, qui in ciascuno di noi si è verificato una corruzione, un disfacimento delle idee, dei sentimenti. E sa che mi viene di pensare? Che la nostra storia, la storia della nostra famiglia, sia come il simbolo di una corruzione più vasta, di un più grande disfacimento. Bella domanda. Ecco, io sono pazzo, come la moglie. Ecco. Ma ci sono riferimenti, no? All'attualità. No, riferimenti all'attualità. Io dico che la politica con la P maiuscola non è la politica dell'onorevole, del professore Frangipane, ma è la politica che cerca di interpretare, anzi di prevenire i bisogni della gente. È la politica non fatta di favoritismi, non fatta di clientelismo, non fatta di quelle faccende sbrigate dall'onorevole, ma la politica che veramente riesce a elevarsi e a fare il bene dei cittadini. Va bene, grazie. Vi lascio alla lettura del libro e grazie ancora per essere stati qui. Devi firmare.